Oggi i tifosi ci hanno dato una mano per capire anche quali sono le, qual è, sarà il percorso e su che cosa dobbiamo fondare il futuro della squadra. Mi fa piacere che tutti hanno usato parole come trasparenza, legalità e soprattutto rispetto nei confronti della storia della squadra e anche la storia della città. Ci sono state indicazioni di cui verrà conto? Assolutamente sì. Se ci sarà la possibilità, chiederemo un pezzo di azionariato popolare, la possibilità di avere un membro di tifosi nel CDA, se ce lo permetteranno, se individuiamo l'imprenditore giusto, il gruppo di imprenditori giusti per avere un membro nel CDA dei tifosi che possa fare delle verifiche, possa esercitare un'azione di controllo, ma la cosa importante è stata oggi capire che abbiamo bisogno, diciamo, di una società solida e siamo pronti a ripartire anche dalla Serie D, ma con un progetto fatto di persone che prendono un impegno con la città e con i tifosi. Lo Stato può dire qualcosa sugli imprenditori che si sono avvicinati? No, non posso dire niente per motivi di riservatezza. Quello che posso dire è che tutti gli imprenditori che pensano di venire a parlare col sindaco, con l'amministrazione, per farsi pubblicità sui giornali, gli dico adesso già che non li ricevo. Qualcuno devo riceverlo oggi, non l'ho già ricevuto.